Buonasera al nostro pubblico, al pubblico di Onda TV. Questa sera continua l'informazione con l'intervista, lo speciale di Onda Rigi dedicata al piano neve, la prima fase, come ha funzionato, come è stata gestita, la seconda fase alla luce di questa ulteriore ondata eccezionale di maltempo annunciata dalle previsioni. Noi facciamo il punto con l'assessore comunale delegato alla Protezione Civile, Antonio Angelone. Grazie, buonasera, bentrovato. Buonasera a voi Con che ci... tanto di divisa per incarnare proprio la Protezione Beh, Civile, che è un po' il simbolo, no? essendo l'assessore alla protezione civile, voglio con l'occasione anche portare, diciamo, un ringraziamento a tutta la struttura che in questa prima ondata di neve ha dato un forte, diciamo, apporto a risolvere le criticità. Quindi un grazie alla protezione civile che io penso di onorare, nel mio modo possibile questo incarico. Iniziamo subito dal bilancio di questa prima fase del maltempo. La circolazione è stata regolare sia nelle strade principali che in quelle secondarie. Si è tenuto conto un po' dell'intero territorio comunale di Sulmona, fatta eccezione di quelle stradine, di quei vicoli dove anche per la planimetria, insomma, i mezzi comunali hanno fatto fatica a passare. Poi c'è stata la seconda parte dove abbiamo visto queste lastre, questi strati di ghiaccio a ridosso anche degli edifici scolastici in altre zone della città. Allora, che bilancio si può trarre di questa prima fase? Che tipo di lavoro c'è stato dietro? Noi possiamo ritenerci soddisfatti. Chiaramente il piano poteva essere sicuramente fatto meglio, però dobbiamo chiaramente tenere in conto che abbiamo delle risorse abbastanza limitate, messe chiaramente in preventivo nel 2018 per una nevicata del 2019. C'erano 40.000 euro e le abbiamo già tutte spese in questa prima fase per cercare di non creare disagi alla circolazione, di riportare tutte le persone ai propri posti di lavoro e riaprire il lunedì le scuole. Credo che questo ci siamo riusciti e già è una soddisfazione. Chiaramente il piano va fatto meglio e quindi ci stiamo organizzando, come l'abbiamo fatto questa mattina presso i nostri uffici del quarto settore, con i tecnici per cercare di pianificare un nuovo piano che possa migliorare le criticità che si sono riscontrate in quella prima fase. Allora, prima di andare avanti e quindi di entrare proprio nel dettaglio anche di che cos'è un piano neve, come funziona, scoprire anche rispolverare, lei ha ripreso il regolamento di polizia urbana, ma lo parleremo fra poco, vediamo invece che cosa hanno detto i cittadini sulla riuscita o meno del piano neve posto in essere dal Comune di Sulmona. Sentiamo il servizio e poi rientriamo in studio. Qualcuno ci ha scherzato su trasformando un summit tenuto al COC in una partita a risico, mentre altri non hanno perso tempo per confermarsi i leoni da tastiera, pronti a scrivere gli aggiornamenti minuto per minuto sulla rete sociale di Facebook, il più delle volte senza rendersi conto personalmente della situazione. La neve, insomma, ha risvegliato da un lato la parte negativa della sulmonesità di chi vuole o pretende che il mezzo comunale arrivi davanti al civico della propria abitazione. Ma c'è sempre il rovescio della medaglia, non è mancata infatti la prossimità in alcuni quartieri cittadini, chi ha aiutato a spingere le auto che non partivano, chi si è armato di pale e attrezzature personali per tracciare il sentiero nel proprio quartiere, chi ha accompagnato nel centro cittadino le persone in difficoltà. Ma al termine della prima ondata di maltempo arriva anche il momento di passare la parola ai cittadini. Ha funzionato o meno il piano neve posto in essere dal comune di Sulmona? E questa è la domanda che abbiamo posto agli intervistati della nostra raccolta di opinioni, noi che di dirette Facebook questi giorni ne abbiamo fatte, per informare la popolazione in tempo reale, per non venir meno i nostri doveri di informazione. Il piano neve, secondo te? Allora, diciamo che sì, abbastanza la criticità è soprattutto questo ghiaccio che si sta formando nelle ore serali, notturne, che chiarità, ci sono ancora un po' sporche le strade, però i mezzi in azione si sono visti, quindi l'attenzione c'è stata. Bene, a me piace la neve. Dal vedere le immagini sì, però penso che debbano essere pulite anche le strade secondarie. Tutti gli anni la stessa cuccaria. Possibile che la neve solo qua, almeno il corso pulitelo come si deve. Neve a un lato, neve a un altro. Io che abito per esempio ai portici, per uscire devo far così. Io non arrivo a capire perché tutti gli anni questa cosa succede. Perfettamente ha funzionato, hanno fatto benissimo, cioè, ma che cosa vogliamo? Noi veramente, veramente vogliamo la neve non va soltanto sugli alberi, va anche per terra, scusate il termine.
Beh, ognuno si è fatto un'idea, assessore. Allora, che effetto le fa sentire un po' il parere, diversi feedback dei cittadini? Noi l'abbiamo sempre detto, noi raccogliamo le segnalazioni come le abbiamo raccolte, diciamo, in questo front office quando è stato aperto il COC, che sappiamo, ricordo che quando c'è un'allerta più preoccupante si apre il COC, quindi 24 ore al giorno è aperto per ricevere tutte le segnalazioni possibili. E devo dire che durante la nottata abbiamo avuto delle segnalazioni di persone che erano rimaste intrappolate nelle case, soprattutto nella zona pedemontana, e noi siamo riusciti con il personale pronto all'intervento a liberarle intorno alle 2 o 3 di notte, quindi abbiamo fatto anche questo tipo di servizio. Quindi abbiamo raccolto tutte le segnalazioni che ci sono pervenute, criticità, ghiaccio, gelo, porte, accessi carrai che erano ostruiti, e con un sistema che è stato abbastanza ben strutturato all'interno di questa struttura del COC siamo riusciti, diciamo, a superarle e a riportarle nel nuovo piano. Quindi crediamo che se ci sarà la nuova ondata, come si prevede, anche se l'allerta si è un po' abbassata, perché mi sembra che le previsioni danno accumuli leggeri o moderati intorno alle quote 300-500 metri, quindi potremo forse respirare un po' meglio. Però sappiamo benissimo che l'allerta, cioè i meteo, non sono proprio così precisi, quindi dobbiamo attenzionare e non fidarci al 100%. Quindi siamo pronti ad aspettare questa ondata e di conseguenza ci muoveremo. Allora, assessore, come vi siete lasciati questa mattina nel summit che c'è stato per fronteggiare questa seconda ondata di maltempo, sempre se ci sarà, così come è stata, diciamo, descritta dalle previsioni degli ultimi giorni, soprattutto in merito alle risorse a disposizione, perché questa è la domanda che si fa l'uomo di strada: se sono finiti 40.000 euro disponibili, ora il Comune come farà ad attingere le risorse per rimettere in moto la macchina del piano Lena? Allora, noi questo ci siamo subito preoccupati perché, come dicevo prima, tutti i 40.000 euro che erano stati previsti sono stati già spesi. Abbiamo parlato con il dirigente del settore contabile e mi ha, diciamo, rassicurato che se serviranno altre risorse verranno prese nel capitolo di riserva, e quindi quando ci sono queste avversità particolari possiamo attingere a un capitolo che possiamo far fronte, diciamo, alle spese chiaramente con moderazione e non spendere eccessivamente e portare a termine eventualmente lo spirito del piano, che è quello che è esclusivamente di dare la viabilità, di non creare disagio alle persone e evitare che tutti possano avere dei problemi della circolazione, appunto. Quali sono le buone pratiche che i cittadini devono seguire? Perché bisogna superare, diciamolo, anche questo luogo comune. La neve non può bloccare, non può fermare la quotidianità. Bisogna vivere con la neve, no? Invece già crea questa psicosi, già si parte prevenuti appena si vede un accumulo di coltre bianca. Ecco, quali sono le buone pratiche da seguire che vengono sancite anche in questo regolamento che lei ha rispolverato del 1959. Chiaramente un piano neve da solo, soltanto con, diciamo, i mezzi e i tecnici del comune da solo non può, diciamo, essere efficace, ha bisogno della collaborazione di tutti, è un sistema di azioni concertate e condivise per poterlo far funzionare, e quindi ci vuole la collaborazione dei cittadini. Che forse si è perso il buon senso delle cose, perché mi racconto per strada che una volta i cittadini erano abituati, appena trovano la neve, ad utilizzare tutti i mezzi necessari per aiutare a spalare davanti le proprie abitazioni, evitare i disagi alle persone vicine ed essere più disponibili. E per capire questo meccanismo c'è anche il regolamento di polizia urbana, che io sono andato a controllare e mi sono accorto che è del 59, però chiaramente gli articoli 31, 32 e 33 sono ancora attualissimi. Chiaramente si usano termini nuovi, però io, se mi fa piacere, ve lo leggo. E quindi l'articolo 31, sgombro delle nevi.
In caso di nevicata, i proprietari delle case debbono tenere sgombro dalla neve uno spazio di 1,50 m in corrispondenza del proprio muro frontale. Debbono assicurarsi inoltre delle resistenze dei tetti e non possono senza permesso scaricare la neve sul suolo pubblico. L'articolo 32 parla invece dello scarico delle nevi dai tetti. Il sindaco, per cautela e per sicurezza di interesse generale, può ordinare lo scarico della neve dai tetti, dalle terrazze, dai balconi, eccetera, e trasportare in luoghi appositi. E l'articolo 33 c'è perfino un'autorizzazione allo scarico e al trasporto delle nevi. I privati non possono procedere allo scarico e al trasporto delle nevi senza aver conseguito preventivamente la licenza dell'autorità municipale. Dovranno, in caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tal fine dall'autorità stessa. Quindi noi abbiamo un regolamento, chiaramente è del 59, parte, sì. E noi lo cercheremo immediatamente di adeguarlo alla luce che stiamo rifacendo un piano neve completo e aggiornato su tutto. Quindi verrà integrato anche con queste norme che cui i cittadini dovranno in qualche modo adeguarsi. Ora, che cosa devono fare i cittadini? I cittadini chiaramente devono pulirsi il marciapiede, devono pulirsi gli accessi, perché ho notato che molti condomini, molti amministratori non fanno la pulizia dei loro condomini, cioè delle aree di pertinenza dei condomini, e quindi praticamente si creano delle problematiche tra il cittadino che si trova all'interno del condominio e uscire fuori. Quindi ci vuole anche la volontà degli amministratori e dei privati cittadini a collaborare per dare la possibilità a tutti di uscire e andare a fare la cosiddetta quotidianità, che noi speriamo di darla. Ecco, nella gestione del piano neve a ognuno il suo, si è detto, quindi da un lato la collaborazione, ma sta nelle cose che dall'altro ci deve essere la corresponsabilità. Il comune per quello che può fare il comune, i cittadini per quello che possono fare i cittadini. Ecco, i strascichi, diciamo, i resti della prima ondata di maltempo si vedono ancora nelle centralissime piazze della città, in alcune strade secondarie. Noi abbiamo documentato anche queste addirittura 20 cadute sul ghiaccio in una giornata, quindi c'è stato anche un boom di accessi a pronto soccorso. Non so se oltre a questa fase 2, a predisporre il piano neve, quindi a reperire altre risorse, è previsto anche un piano straordinario per rimuovere quegli accumuli di coltre bianca che vediamo, no, in giro per la città. Un piano neve non è che potrà portare a completa sparizione della neve, cioè, come abbiamo sempre detto, dobbiamo liberare le piazze, le strade e tutto, e con il nuovo piano abbiamo cercato di migliorare quello che in qualche modo non è stato fatto nella prima fase di emergenza, in cui la mia indirizzo era soprattutto concentrarsi sulle strade principali e poi quelle secondarie. Invece adesso, oltre a fare questo, faremo un'azione attenta subito sui ponti, i posti di aggregazione, sulle stazioni, sugli ospedali, sugli asili, sulle scuole medie, dove praticamente ci concentreremo subito già nella fase emergenziale. E poi cercheremo di lavorare anche sulle altre strade principali e secondarie, perché ci siamo accorti che le strade sono state pulite, mentre queste piazze e questi luoghi hanno avuto questo ritardo e quindi hanno avuto queste formazioni di ghiaccio. Che poi il ghiaccio purtroppo noi non riusciamo a combatterlo completamente, perché ci sono tutta la fase della salazione che noi abbiamo cercato di fare nella prima fase, perché il piano si attua in una prima fase quando c'è una previsione e quindi si fanno tutta una serie di operazioni per salare soprattutto i ponti, sottoponti, rotatorie, dove praticamente è più facile il rischio di accumuli di ghiaccio. Però durante questa fase ci sono queste fasi delle temperature che si alzano e si abbassano, dove poi la neve si scioglie e poi durante la notte si riformano lastre di ghiaccio. Quindi diventa difficile, diciamo, è più facile pulire la neve che non incidere nell'opera di antighiaccio. Cioè, per assurdo esiste un piano piano neve e un piano per il ghiaccio. Quindi noi in questa circostanza stiamo cercando di migliorare questa fase, sia nella fase di spargimento del sale e sia di individuare i posti più critici che in qualche modo sono risultati in questa prima ondata. Allora, vorrei chiudere parlando della parte
bella, cioè dell'altro lato della neve. Non so se in questi giorni, riferendoci sempre alla prima fase dell'ondata di maltempo, perché la seconda, insomma, deve ancora arrivare, quindi di fatto c'è chi l'aspetta, chi si prepara, ma ancora la conosciamo. Se c'è stato anche quell'accezione positiva della sulmonesità di cui parlavo, se i volontari si sono fatti vedere, lei per esempio porta indosso la divisa della protezione civile. Quindi c'è stata anche una città capace di collaborare anche al di là delle proprie prerogative, delle proprie funzioni. Qual è stato il ruolo dei volontari? Quanto aiuto avete ricevuto da questo punto di vista? No, diciamo che noi non abbiamo coordinato, diciamo, i volontari che si sono, diciamo, auto-organizzati. Noi in questa prima fase, diciamo che è stata un'ondata non eccessiva, e quindi noi siamo riusciti con le nostre forze e con il COC, quindi in quel momento si attiva anche la funzione del volontariato di protezione civile, a cercare, diciamo, nella nostra struttura a sopperire una serie di criticità, come alcuni disabili che avevano bisogno di essere, diciamo, trasportati, e quindi con i nostri volontari. Però la città, abbiamo visto anche dai social, eccetera, eccetera, che si sono attivati e hanno pulito le loro parti. Altri invece sono convinti che bisogna che il comune sia la persona, cioè la struttura, che debba sciogliere completamente la neve. Questo, lo ripeto, non è possibile. Abbiamo bisogno della collaborazione. Ci sono tanti cittadini che lo fanno. Vorrei che anche gli altri diano una loro disponibilità per migliorare le cose ed essere più tranquilli e meglio predisposti in caso di neve. Ecco, per sgomberare il campo da ogni dubbio, voi avete una mappa, diciamo, delle categorie più deboli della popolazione, come in questo caso disabili o altri soggetti, no? Che hanno bisogno di aiuto quando subentra l'emergenza. Questa è stata un'altra mia azione in questa seconda fase, che ho chiesto al settore del sociale e anche a quelli della protezione civile, perché loro hanno, diciamo, un po' il quadro chiaro delle persone più svantaggiate, dei disabili, delle persone che vanno in dialisi, delle persone anziane, e quindi abbiamo fatto anche una mappa di individuare quali sono, dove abitano, perché nel caso in cui dovesse starci una nevicata piuttosto abbondante, noi sappiamo dove mandare subito i volontari della protezione civile per cercare di evitare disagi a queste persone. Quindi abbiamo fatto già questa azione. L'altra novità è che ho chiesto alla polizia locale che questa volta di scortare, diciamo, le pale, le ruspe, perché in alcune zone si trovano troppe macchine parcheggiate. Mentre il regolamento chiede che quando ci sono le pressioni nevose i cittadini devono cercare di rimettere le proprie macchine nei propri garage e nei propri cortili per cercare di dare la possibilità ai mezzi di lavorare in modo più comodo e tranquillo. Chiaramente poi il lavoro viene fatto meglio. Quindi ho chiesto alla polizia locale, al comandante, di dare supporto, diciamo, alle pale, di scortarle eventualmente, di farle rimuovere, oppure di segnalarle per poterle spostare. E in più ho chiesto ai consiglieri comunali, questa volta, di darci una mano, perché in varie zone tutta la struttura tecnica non riesce a controllare sul posto, e loro si sono dati disponibili a seguire ognuno una zona per vedere le criticità e l'operato delle ruspe che andranno in azione. Quindi ognuno farà la sua parte, io li ringrazio indipendentemente, le persone, i consiglieri che hanno già dato questo tipo di adesione. Va bene, allora noi documenteremo questa seconda ondata, ovviamente in base all'intensità, a quello che sarà passo dopo passo, e per questa sera, per questo filo diretto con i nostri telespettatori, che ringraziamo, ma è importante per sia fronteggiare, soprattutto per prevenire le emergenze, ringraziamo l'assessore comunale con delega alla Protezione Civile, Antonio Angelone. Io non posso far altro che ringraziarvi per il vostro servizio che ci date per informare i cittadini su questa problematica. Grazie ancora. Grazie assessore, grazie al nostro pubblico che invito a restare sintonizzato su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti.